700 ragazzi e ragazze avvicineranno i temi della diplomazia, nel senso che saranno chiamati a rappresentare dei paesi, a trovare delle intese su una serie di argomenti. Uno particolarmente importante è l'argomento dei migranti, in ciò imparando due cose. La prima, il funzionamento delle organizzazioni sovrastatali. Secondo, la mediazione come ricerca delle soluzioni. Terzo, l'uso della lingua inglese come una lingua di abituale comunicazione. Soprattutto in vista delle prossime elezioni europee, dice che l'Europa e il mondo sono larghi e noi con quel mondo e con quell'Europa dobbiamo fare i conti. Dal 21 al 23 gennaio, 700 studenti campani parteciperanno alla 7ª edizione della simulazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, organizzata da United Network Europa, con il patrocinio del Comune di Napoli. Quest'anno si terranno 4 commissioni di lavoro su temi di attualità dello scenario sociale e politico mondiale: disarmo e sicurezza, status del rifugiato, microplastiche e vaccini. I lavori si concluderanno poi con un'assemblea plenaria per il voto sulle migliori risoluzioni proposte. Questo è un progetto che certamente avvicina i ragazzi in modo diverso rispetto alla didattica frontale a tematiche molto attuali, li sensibilizza sicuramente a problematiche che riguardano tutti quanti noi, però è anche un'esperienza di vita. Il fatto di immedesimarsi in una realtà, in un paese che non è il nostro, perché i ragazzi rappresentano paesi delle Nazioni Unite, ovviamente non l'Italia, il fatto di confrontarsi con studenti non solo della regione Campania ma anche provenienti da tutto il mondo in lingua inglese su tematiche particolari fa capire l'importanza del confronto, del lavoro di squadra, e anche comporta ovviamente una crescita personale dei ragazzi che sicuramente escono da questa esperienza di vita maturati.